sapete, la notizia tramite i giornali, quindi eravamo tutti con le nostre vite, stavamo conducendo tutti le nostre vite normalmente, se non che tramite un giro di telefonate abbiamo saputo questa cosa. Per noi ovviamente è stata come una bomba, nel senso che personalmente io ero in giro e ricevo questa telefonata dalla collega, come dire, mi è crollato il mondo addosso, ecco, e come è crollato a me, è crollato a tutti i miei colleghi. Anche perché bisogna tener conto che qui, oltre ad esserci delle alte professionalità, ci sono comunque persone che non sono dei ventenni. Per cui, voglio dire, la nostra preoccupazione e il nostro dramma nasce anche dal fatto che comunque ci sono persone che hanno dai 40, anche più di 50 anni, e mettere per strada persone con questa età è veramente, nel nostro paese è una tragedia, ecco, nel senso che queste persone sono lontane dalla pensione e non sono più neanche in un'età per cui sia appetibile assumerle. Voglio dire, oltre a questo, ci sono persone che hanno anche dei figli, insomma, tutti comunque abbiamo le nostre spese da affrontare. E gente che comunque ha fatto dei piani anche magari a lunga scadenza e adesso, voglio dire, davvero si vede crollare il mondo addosso. Per cui, voglio dire, il paradosso è anche un po' il fatto che queste persone stanno giocando con le nostre vite, siamo noi che li paghiamo, ecco, per cui è un po' anche questo che dovrebbe venire fuori. E niente, noi qui adesso siamo in attesa di capire tramite la trattativa sindacale cosa potrà accadere. Ovviamente siamo tutti in fibrillazione, tutti abbiamo la speranza che si possa trovare un accordo, ma vediamo che comunque non c'è molta armonia tra le parti, per cui ogni giorno riceviamo delle notizie diverse, incontri che saltano. Potete ben immaginare noi come stiamo vivendo tutto questo. Per noi ogni giorno è un patema, veramente ci toglie il sonno, ecco. Voglio dire, è veramente una cosa che ci sta sfiancando.